ragazzi e benvenuti qui su Loft Java 79. Oggi siamo qui per recensire Capricorn Revival. Sì, ragazzi, Revival, se no così lo dico proprio. E niente, come detto è una ristampa, proprio lo dice il Revival, e sicuramente sarà bellissimo. Insomma ragazzi, è un prodotto che abbiamo già visto, quindi non è che ci saranno grosse novità. E io secondo me possiamo cominciare. Mi raccomando ragazzi, se iscrivetevi al canale, lasciate un mi piace, seguiteci un po' dappertutto, perché tanto noi siamo come il prezzemolo, siamo dappertutto. Iniziamo. Ragazzi, ciao a tutti, anche da parte mia. Esatto. Allora, oggi abbiamo trovato le forze. Ragazzi, allora a Roma fa un caldo terribile. E non è proprio il periodo propizio, diciamo così, per le recensioni, perché stiamo grondando. Però abbiamo deciso, abbiamo trovato forza, come sanno anche gli amici di Twitch, perché insomma ne parlavamo proprio lì, e abbiamo trovato però la forza, eccoci, come detto su Twitch abbiamo mantenuto la promessa, ce l'abbiamo fatta. E allora eccoci qui con Shura, il Capricorno, Rovavo, esatto. Come fa la canzoncina di Shura? Non lo so. Non lo sa, amici. Allora, ma di che stai parlando? Ma la canzoncina di Shura non fa Capricorn con l'armatura no. Allora amici, ha sbagliato anime. Bandai da Machination Loghetto, davanti troviamo sempre la figura del nostro buon Shura, buono insomma fino a un certo punto, sì, un po' bipolare, diciamo così. Qui la posizione del Excalibur, e qui abbiamo la figura con i vari volti, eccetera, insomma lo sapete, ormai le scatole di Myth sono fatti così. Il nostro cavaliere cornuto. Esatto. Pare brutto, però cornuto è. Però d'oro, ovviamente. Certo. Ci stanno corna e corna, amici, da casa. Allora, questo è il box, direi di non perderci in chiacchiere e quindi andiamo subito a sbisterarla. Allora amici, primo blister, come al solito. Neanche vuoi a descriverli tanto, perché tanto sono tutti disposti ugualmente, diciamo così. Però da eoni davvero. Da eoni, amici, da quando insomma io creai la terra. Perché l'ha creata lui. L'ho creata. Zitti, che rimanga tra noi, no? Non ditelo a nessuno, insomma. Altrimenti poi mi vengono a cercare, mi chiedono, qualcuno mi insulta. Insomma, qui troviamo nel primo blister subito le spalline in versione anime con le corna. E poi le restanti parti dell'armatura. Vai, sono curioso, lo faccio subito qui. Nel secondo blister c'è gonnellino e tutto il resto, l'elmo anime, eccetera eccetera. E attenzione, eccole qui, anche le spalline normali. Naturalmente c'è la base per fare il totem. Esatto. E noi oggi non faremo. No amici, ragazzi, niente totem. Dire, è un po' sputtanato. E il terzo blister troviamo i volti, eccoli qui, non è che luce brutta però che vedo dallo schermo, e le faccine con le mani di Capricorn, con anche le famose manine, quelle da rapper. Certo. Perché sapete, insomma, quando Shura non fa, perché lui fa il turno di 8 ore alla sua casa, quando non poi stacca, nel suo tempo libero, va a mangiare a casa di Tisifone che sta lì vicino, e poi la sera va a fare il seco. E non di Castalia. Perché Castalia abita più lontano, poi non fa in tempo, se no, scusa. Certo. C'è un locale lì la sera vicino ad Atene dove lui va e fa il rapper. Poi Castalia vedo un po'. Ma chi ve le dice queste cose, amici? Neanche su Wikipedia le trovate. Perché sono cazzate, quindi. Vabbè amici, togliamo il blister così vediamo meglio. Allora amici, abbiamo sblisterato, e però attenzione, perché io proprio mi sono dimenticato che naturalmente nella scatola troverete il buon manuale delle istruzioni. Certo. Eccolo qui, e come in tutte le versioni Revival trovate
la scheda. Che però ci hanno dato un quadernino solo con due quadernini. E basta, ogni volta su sto video, Certo. Ragazzi, sta diventando pesante. Certo, perché un quadernino devi rimettere. E dai. Chi non fa i solo of gold? Vabbè, ma va, c'è in cartoleria e prendine uno. Insomma, ma ragazzi, la cosa più bella che è Abemus corpo rigido. Abemus corpo rigido. Vedete, non si sposta neanche di un millimetro. Muoi cade giù una gamba. Muoi cade giù una gamba. Zitto. Però attenzione, questo naturalmente è il volto classic. Olè. I capelli sono bellissimi. Che non si vedranno mai perché noi lo metteremo con l'elmo. Voi cosa? Vabbè, ne parliamo dopo quando lo montiamo. Lo montiamo. Vi volevo far vedere. Mi fai vedere gli altri volti? Fai proprio vedere la mano rappettosa. Allora, c'è il solito Vito. Vito! Vito! Sì. Il solito viso contemploso. Questo, amici, insomma, noi Cavalieri d'Oro lo sappiamo bene come si, sì, come si contempla. Poi abbiamo, scusate, l'ho visto prima fuori schermo, questo col mezzo sorridetto. Sorridetto. Allora, sorridetto è praticamente uno che dice una cosa mentre sorride. Certo. Si dice sorridetto. Ora tenetelo per voi, non dite questi segreti in giro, che sono parole. È meglio, non dite che è come il nome segreto di Roma, non si dice. Poi. Questo che è un viso. Cioè, questo mezzo, anche questo sembra un mezzo sorriso, però. Però da infamità. Sì. Un mezzo sorriso infame. Quando ti ho fatto Excalibur, E poi, no, è partito, l'ho ripreso. Attenzione. E il viso action con la bocca aperta, mentre proprio di grida Excalibur. Certo, Bear. Sempre Bear. Allora, amici, questo è il corpo. No, però vi voglio far vedere. Ah, attenzione. Questa è la manina yo-yo. Quando mettete queste manine, lui fa proprio io e fa il rapper del Capricorno, certo. Famosissimo, sta proprio su tutte le classifiche. A super classifica show, cioè. Sure. Sì. E attenzione, e questo è la spallina famosa con la cornina anime. Certo, perché dice non bastavano. Cioè, scusate, è manga. Quell'anima è quella senza corno. Non bastavano le corna in testa, le corna in testa. Allora, ragazzi, noi già facciamo fatica a parlare, insomma, con questo linguaggio umano che però si usa con le parole. In inverno magari. Purtroppo non sapete usare il pensiero e questo purtroppo noi ci dobbiamo adattare. Ecco. Poi col caldo la cosa aumenta perché già stiamo schiumando proprio, come no, si dice qui, amici. Confusione. Assolutamente, siamo io confusi. Mi sveglio in confusione. E poi. Allora, amici, che dire? Fortunatamente, così di primo acchito i pezzi sembrano non avere difetti. Adesso li visioniamo un attimo meglio, nel caso ve li facciamo vedere. E il corpo, fortunatamente, la rigidità c'è. Vedete, non. Certo. Anche il peso sul braccio, diciamo così, che sto facendo un po' di forza, ma. Lui non è che tiene armi pesanti, no, però diciamo così che puoi metterlo in abbassare in posizioni diverse e non rischiare che dopo un po' lo vedi abbassarsi, perché come rigidità c'è, cioè, purtroppo sappiamo che è un po' un terrenalotto ultimamente, però qui sembra andare tutto bene. Questo naturalmente, amici, è una buona occasione per chi non ha la prima versione. Sì. È normale che chi ha la prima versione magari se ne frega così delle manine yo-yo e delle spalline. Quindi fa bene a tenersi la prima stampa, però per chi non ha la prima stampa è un'ottima occasione. Questa è arrivata intorno alle 300 euro. Sì, anche se prendete una versione del Sim Model o insomma di un'altra marca non ufficiale, li trovate a prezzi abbastanza alti. 300 euro, ma come la Bandai, li prende sotto marchio, non è cattiveria, però. Certo. Sono anche fatti meglio, però che cappero. Assolutamente. Va bene, amici, qua la recensione la facciamo un po' più breve perché, come detto, è un personaggio già uscito, quindi non si tratta di una novità. E, tra l'altro, non abbiamo qui la versione, la prima stampa, quindi non possiamo fare il confronto. Quindi, se voi trovate delle differenze particolari, magari fatecelo sapere nei commenti, che siamo anche un po' curiosetti di questa cosa. Peccato che vuoi coprire i capelli, perché sono proprio belli. No, i capelli si copriranno assolutamente. E quindi niente, stacchiamo, lo montiamo e lo vediamo. Ci vediamo domani. A domani.
Eccoci qua, allora lo abbiamo montato, è facilissimo da montare naturalmente il Capricorno, e che dire, non abbiamo riscontrato difetti da nessuna parte fortunatamente. No. Ogni tanto Bandai ci regala qualche soddisfazione, diciamo così, e ci regalano i soldi. Forse il corpo che va proprio sopra, sapete, questo movimento è fatto apposta per mettere, diciamo così, il pancino, però a volte è un po' troppo facile farlo, però forse è giusto così. E che dire, noi abbiamo scelto la versione anime perché siamo legati, diciamo così, a quella anime, anche se devo dire che anche la versione manga è bellissima. Allora, con... sì, devo dire una cosa, dici. Mi piace più quello del manga, è molto più bello quello, diciamo così, l'altro che si vede nei capelli. Ma a me piace, ecco, sono curioso di sapere come lo montate voi Capricorn, il buon Shura. Perché io sono sincero, a me piace proprio un casino la versione anime. A me quell'elmo così piace proprio tantissimo. Non so perché. Perché mi dà proprio del medioevale, diciamo così. Cioè, mentre l'elmo aperto, in stile come ce l'hanno i bronzini, come ce l'hanno la maggior parte, è bello, per carità. E fa vedere di più il volto con la capigliatura, eccetera. Ma a me l'elmo così mi dà proprio da cavaliere. Capisci? È proprio, vabbè, una cosa mia naturalmente, sono gusti, anzi sono curioso appunto di sapere voi invece quale preferite tra i due, se invece magari non approvate la mia scelta, diciamo così. Comunque loro approvano la mia, magari sì. Anche che dire, approvano la tua, che forza la mia. Esatto, possiamo anche ricreare la scena con la piccola Isabel che sta gattonando con buon micene a terra, sì. E lui che sta per colpirla, ma poi ci ripensa e non la uccide più, perché diciamo è infame, però insomma non troppo, è infame al punto giusto, sì. Anche se io non gliel'ho mai perdonata che ci ha ucciso Sagittere, ha ucciso Sagittere, però nel finale dello scontro con Sirio, diciamo così, che si redime, sì, lo so, anche se non ho mai capito io la scena, nel senso che, allora, tu capisci che il gran sacerdote, insomma, sta mentendo, c'è qualcosa che non quadra. Ma come ha fatto a non accorgersene prima? Però. Però, lasciamo perdere, questo è un altro discorso. Però, mentre quindi tu hai capito che i cavalieri di bronzo stanno effettivamente dalla parte di Atena, quindi quella che è stata colpita dalla freccia, che sta all'ingresso della prima casa sdraiata con la freccia conficcata nel petto, quella, sai che sai che è Atena, certo. Quindi con tutta la stima di Sirio del Dragone, mentre tu stai morendo, tu che sei un cavaliere d'oro, quindi teoricamente più potente di Sirio del Dragone, torna giù te, riprendi dell'armatura, vai dal sacerdote che ti ha preso in giro per tanto tempo, ti ha fatto, diciamo così, tra virgolette, uccidere o tentare di uccidere Micene, ti stava facendo uccidere la dea, torna e cerca insomma di fare qualcosa per rimediare ai tuoi errori, e invece no, manda giù Sirio. Questa non l'ho mai capita, anche perché poi insomma si potevano salvare tutti e due, per dirla insomma, a rischiare la propria vita per la di Isabella. Allora lui dice, cavolo, se questo sta rischiando la sua vita, quindi è vero. Però comunque io che ha ucciso Micene non gliela perdonerò mai. Ah, scusate, io non ho messo, faccio vedere, non ho messo le ginocchiere, tanto noi lo teniamo perché bene. Tenendolo in piedi così, vedete, non, cioè, secondo me è abbastanza inutile metterle, eh? Poi magari c'è chi li mette ugualmente, però io quando li tengo dritti così, che non devono stare in pose, insomma... Comunque l'ultima cosa, il vero cavaliere di Capricorn è il Sid. Il Sid è tanta roba, amici, il Sid... Noi siamo sinceri, se avrebbero fatto i cavalieri d'oro di Los Canvas, li avremmo presi tutti. Mentre ad esempio non abbiamo mai preso nessun esponente della serie Omega, perché proprio non ci è piaciuta, invece di Los Canvas li avremmo presi praticamente tutti, devo dire. Abbiamo preso anche quello lì, Santi Asho, l'abbiamo preso anche loro, ma sì, Omega proprio non è una cosa, specialmente la prima stagione è una cosa obbrobriosa secondo noi, però sempre gusti. No, ma dalla seconda in poi migliora, per carità, anzi sì, diciamo che l'ultima stagione con il combattimento con Crono sì, no, non ha fatto male,
è guardabile, anzi ci stava anche, qualche idea carina c'è stata. È la prima stagione, secondo però me, guarda, che proprio ti butta giù tutto. Ho rivisto tutto qualche volta Soul of Gold, cioè, intanto io li rivedo perché a me piace rivederli. Oh, magari non l'ho mai rivisto, l'ho visto una volta. È vero. Però sono gusti, perché ho sentito di gente che invece adora Omega. Quindi ragazzi, alla fine... Ah beh, certo. Non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che piace. Esatto. Questo è. Soprattutto quello che piace a me. Certo, quello che piace a noi è meglio. Va bene, amici. Allora, io vi lascio con il Cavaliere che gira, perché tanto c'è poco da dire sulla Capricorn, anche perché l'avete visto. Quindi facciamola veloce, dai. Certo. È durata anche troppo, secondo me, e quindi niente. Beh, per quanto mi riguarda, è durata anche troppo, poverino. No, vabbè, ma perché è quello il Cavaliere, cioè, che vuoi dire, a parte le spalline che abbiamo fatto vedere in stile manga, l'elmo, manga. Esatto, e le mani yo-yo, certo, e insomma, le corna no. Ragazzi, per quanto mi riguarda, ci vediamo, non so, col prossimo video su qualche videogames. No, oh. Sicuramente, ragazzi, portiamo Phoenix della Banpresso, ce l'abbiamo, facciamo, scusa, sta lì. È vero, perché nonostante la delusione di Seiya, abbiamo deciso di continuare. Erano due le cose, o eliminavamo Seiya dalla collezione. Esatto, dalla linea temporale, per usare una cosa alla Loki. Anche come dice un famoso YouTuber. E però niente, lo stiamo tenendo, quindi mi sembra anche giusto, insomma, continuare e poi magari toglierli tutti insieme alla fine. Non lo so, vedremo. Certo, Shura che compre per il sottratto. Certo. Poi ecco, come detto, una cosa, ragazzi, se della Bonpresto sono usciti tre bronzini e poi non ho capito che gli hanno fatto dei male Shun e Krista. Ma usciranno. Vabbè, ragazzi, con me ci vedremo. Insomma, ci diamo appuntamento in non so quale video. Tu tornerai con il pavimento, la colonna, sì, ragazzi, il mattonato, eccetera, eccetera. Vabbè, tu saluti tutti quanti tra un po'. Io vi saluto adesso. Ciao, ciao, un bacione, alla prossima. Ciao. Allora, ragazzi, anche per oggi abbiamo finito. Mi raccomando, seguiteci, quindi iscrivetevi, lasciate un mi piace, se non lo dico The Aquarius mi picchia, quindi io ve lo dico, mi raccomando, iscrivetevi, lasciate un mi piace e soprattutto commentate. Niente, ragazzi, ci vediamo al prossimo video, ciao!